Bentornati amici, torniamo in bici da corsa dopo un bel po' di tempo, 37 all'ora, 38, quasi 40. Tempo incerto, prevedo che sarà un giro corto, recuperata la forma, passata la stanchezza. Ieri domenica 9, domenica 9, ieri pausa, c'è uno distorto su tanti di fila, ieri 100,7 kg, l'ho mangiato nei due giorni che ho recuperato dal giro di Barbarone, oggi 100,7, domenica 10, 26 gradi, ore 15.03. Ore di vento 37 orari. Intanto Sinner è il nuovo numero uno al mondo, Alcaraz ha vinto Roland Garros, mi rimonta ancora 5-7, ma da questo mi danno anche la patente. Costretto a rallentare, cos'è questo tacchettio qua? Vediamo che medie riesco a fare oggi, cercherò di... Eccole qua le prime gocce, ragazzi, arrivano le gocce da là, il vento spira in su, verso ovest, le nuvole sono ovest, tutta qua le gocce, vediamo un po', vedo, ma forse era un uccellino, ok, votazioni, oggi lunedì 10, ha vinto ancora le europee Giorgia Meloni, con il PD solo a contrastare. Forza Italia non è più quella di una volta, la Fratelli d'Italia più o meno Forza Italia uguale, e... beh, qualcosina hanno fatto i verdi e sinistra, sinistra e verdi, Alleanza. Certo, Stati Uniti d'Europa non si capisce, sta avanzando. La Lega impazzita, c'è Bossi dice che non vota la Lega, Salvini dice che non è possibile, ah bella roba, è un po' un particolo ridicolo ragazzi, già sono ridicoli anche gli altri, eh. Io ho votato chi vince, tanto è uguale. Oh, ma come mai hai votato quel, tanto è uguale. Anche se non sono, cioè anche se ci sono cose che non vanno, prima di tutti la legislazione in Italia che non funziona, eh? Però a livello di turismo ho fatto qualcosa, io lavoro ce l'ho, per cui stasera non mi sembra un po' strano. E stasera va cambiata e farò arrivare di selle, questa qua proprio ormai è sfondata, la sento a cunei. Ok, qui siamo a vento contro, la media 26,9, qui c'è corsa va di più, su strada rispetto al mountain bike. C'è un pelino dentro della lingua, sto cercando di sputarlo fuori, non so
so da dove mi sei arrivato, dall'aria, boh. Era meglio dei 30 anni, la prima più, 26 o 5. Adesso sono le 30 orari, vediamo. Sinner, che è numero uno al mondo, nonostante Alcaraz abbia vinto due tornei del Grand Slam su 4 in classifica. Va bene per Sinner, ha vinto i 3 ATP 500, che ha vinto su 1500 punti, più 1000 di Torino, peccato che quasi fa la plena a Torino, mancata solo la finale che ha bucato, beh, però 1-1 al mondo, e sarà dura adesso. Alcaraz difende due vittorie sul torneo in erba, sono 2500 punti, che per rimanere al punteggio attuale deve riconfermare, sarà dura. Poi verrà la volta di Sinner difendere i punteggioni, inizieranno da Pechino in poi, ma dovrebbe farcela a tenere un domani. Ne parleremo in un prossimo video specificatamente. Fare la mia bella prestazione, spero di non beccare la pioggia, ma qui oggi ho paura che ieri ha piovuto, non piovuto, nuvoloso, mattino sole, però stanco mattino. Oggi è un po' suonato, ho qualche garetta Woodbridge. Il peso è tornato sopra i 100, abbiamo detto 100,7 ieri, 100,4 oggi, per cui è dura buttarlo giù, perché poi se mi fermo a riposare qualche giorno sono quasi a punto di partenza. Però dai, adesso partiamo da 100,4 e a stomaco vuoto. Infatti qui non va la 17. E dovevo partire 2 ore fa, qua però ho mangiato, mi sono fermato a digerire, 15:10, media 26,6, come quando andavo in mountain bike. No, non va bene. Qui contro vento faccio fatica a tenere i 26. Con la mountain bike si fa fatica a tenere i 20, eh. No, io dico che questo peso da 22-26, mountain bike bici da corsa. Sono 27. Pioggina. Eccola qua, quindi adesso la rotonda, vado verso Nuovo Lonino, vado verso Tommaso, come volevo fare, e torno al punto di partenza, che adesso sono 4 spolverine di gocce d'acqua, ma e se aumentano prendiamo una lavata. Non è il fastidio dell'acqua, anzi, meglio che il caldo, ma il problema è acconciare bici e vestiti. Soffra, non so quanti secondi, 30 secondi, o forse un minuto e mezzo. Arrivo la rotonda e giro verso Bologna. Il nuvolone arriva dalla Svizzera come al solito,
Eccola qui, pioggina arrivata, si sente. Voi vedete che fare il giro del lago quest'anno senza beccare la pioggia è quasi impossibile. Si è fortunato, mattina presto magari che non arrivano ancora i nuvoloni. Ma se al mattino presto lavori, come fai? Se al pomeriggio lavori, come fai? Primo pomeriggio. Vabbè. Sì, aumenta la pioggina, Per cui di là è un disastro. Sopra Dongo, ok. Piove col sole. Non so se si vede nel video. Le gocce d'acqua arrivano. Finché tengo sostenuta l'andatura, adesso va bene, non ci fa di crociera. Parlerò poco. Che bei fiorellini alla Toscana. Bei fiorellini, Niente, poi qua anche vento contro. Se torno indietro così, no, il vento va su verso Nuvoloni. Qui ce l'ho contro, ma in direzione est-nord-est, quindi adesso andiamo a est. Sì, è pioggina fitta, piccolina, ma c'è, quindi di là non vado neanche per idea, anche se c'è spiraglio chiaro sopra Domaso, sopra Passo San Fiorio, è super chiaro, Il nuvolone forse è qua. Arriva più niente dalla Svizzera. Ci allontaniamo da qui. Vediamo un po' come siamo messi qua con me. Tanto media 26,2. Anche sotto le montagnette qua della Val Chiavenna è qualcosina. Lì. Forse ha tirato via il capello. Qua scendiamo adesso, 28 facendo meno fatica di prima, 29, andiamo sulla media adesso. Ho messo il rapporto più duro che c'è, 53-11, cadenza 52, vado a 31. Cadenza 54, adesso porto su 4-5 pignoni la catena dietro, il 65 di cadenza, 30,6, 26,4 la media, 6 km 29 in 15 minuti, 14,18, la media se si alza 26,5. Stiamo 32,2 di velocità, velocità TH 118, 119, 120, cadenza 66-67. A 32 all'ora. Le boccine ci sono ancora. Vado più forte dell'aria perché ho vento contro, anche se qua è poco. Qui qui un po' devo sistemare anche le bici. Adesso col cambio dietro mi ha cambiato anche quello davanti. Ho un solo specchietto sinistro, quindi ho rotolato. Sono un po' di mesi che ho ordinato due specchietti nuovi, mi sono arrivati subito,
se li ho già a casa, da aprire. Vabbè, come non ci vede, dai. Due è ottimale, soprattutto in discesa. E in curva vedi tutto l'esterno. Verso Baita, che oggi è anche con la bici a corsa a pochi chilometri, adesso è stato 47. Se piove vi spolvero la De Rosa sui parafanghini. Vediamo, dai. Allora, programma c'era Perugia, ho visto che oggi Perugia pioveva, allora ho optato per Stoccarda. C'è Berrettini che gioca, oltre a Musetti e Cobolli, ma giocano domani, per cui partirò tra qualche ora. Per non arrivare domani in giornata, perché poi non trovo più parcheggio. Sto trovando parcheggio. Adesso notte dovrei trovare il parcheggio vicino al parcheggio, vicino al circolo, e qui lo metto contro. Vicino al circolo parcheggio, poi arrivo e mi metto a dormire. Arrivo di notte. Leggero vento contro, 26, media 26,3, parata al posto di salire. Adesso sto andando a 30. Deve aspettare a superare, no? Deve aspettare che arriva la macchina. Qui c'è questa bambini. Chilometri, 820 metri, 20 minuti, 26,5 la media, sono portato un po' sopra i 30, adesso 29, siamo pochi, un po' agili, cadenza 74, ancora 120, sette gradi, eschimi, sentie, tutti, signore.
desceglio. Desceglio, non desceglio. Ho fatto un messaggio in russo da qualche sito. Adesso qualche video. Nuovo. 25, 24, 7. 111 frequenza cardiaca. Prendo un po' di sciacquo. La nuvolone è sopra il legnone, c'è uno spiraglio, là è tutto buio, sopra Dongo, il Grattona, qui la pioggina c'è, niente. Dovevo andare stamattina, invece non sono andato. Ho detto riposare. Lunedì si riposa. Qui. Quanto ho fatto questo? Tedesco, che lui stava guidando l'italiano e mi stava superando in rotonda, alla fine capito che forse nelle rotonde è meglio non sorpassare le bici, eh? Adesso mi ha buttato pure media 26,2, ci sto andando 24, adesso devo spingere un po', dopo 10 km caldo, 22 minuti 50, 10 adesso, 22 minuti 53 secondi. Di nuovo lì, sempre il solito che deve rumoreggiare, il cervello, vai. La strada sta riprendendo le crepe, sta ceduto, adesso c'è state ritoppate, comunque rispetto ad anni fa stare in bici tutta un'altra storia, prima devo parcheggiare, pedalare per forza in centro, perché ai lati da tutta una buca, rotaie, trucche e buche. Adesso bene o male si stanno ancora un po' rovinando le strade, però ragazzi guardate qua, qui vedremo ancora la pioggia, anche pulito i lati di strada dai detriti. Cavoli, è passato questo con l'aria, cambia tutta la musica. Aspetta l'ora in salita. Dietro la scia dell'auto, dell'aria delle auto, del camion. Ok, che si prende qua 122. Senti la pet. E qua le goccine non si sentono. Thank you.
sentire quel cric cric si arriva dal movimento centrale. C'è un cric cric, adesso me lo fa. Sì, un po' una pulita la bici va via il rumore. Aria contro netta, palese. Era 3 la media con la bici, 26,3 con la corsa in pianura è poco, è meglio che niente. La media dovrebbe essere 35-36, se uno va bene in bici la corsa. Sto per fare. Quindi deve fermarsi qua, con tutto il parcheggio continentale. Libero tutti. km 220, però vedete la situazione uguale di là, qui goccine non se ne sentono. Si è fermato perché no, perché ha visto me, perché ha visto il camion. Non mi tagliava la strada su qua. Sei il numero, la media, calata in salita. Ancora la pioggina col sole, tutto incrociato. Adesso il 39, se contro vento. Chilometri 2 in 30 minuti. Ci sei la media, infatti. Se continua sta pioggina ti tiriamo a casa. Cambiamo attrezzatura. Polvere, evito, vado in su. La sella ha preso la forma del mio corpo. Sono io che ho preso la forma della sella.
qua. Qui io devo passare su, fate voi. Di salita e mi stanca di già. Eppure mi serve l'allenamento, ragazzi. Sì, meglio di niente. Adesso scendo 5-4. Sono controvento. Ogni chilometro più una conquista oggi. Prima che venga a piovere, qui sul lago vedo chiaro, però si sta chiudendo, le nuvole a sud stanno incontrando le nuvole che arrivano, il nuvolone che arriva da nord, per cui alla Svizzera arrivano, per cui fra un po' ci siamo. Andiamo, dai, questo signore milanese ti ha scritto fuori con pensione. Niente, dai, andiamo a fare il giretto qua vicino. Quattro la media, se qua abbiamo una discesa con covento, li mettiamo 53. La sera non abbiamo, abbiamo gli attacchi. La miseria, piegatissimo qua. Tutto sul traffico, grave tutto, veniva andare dall'altra.
Le goccioline sono dita grosse, si inizia a piovere sopra lì, vedo il sole dietro le nuvole, come lo vedete perché l'inquadratura lì non arriva, si vede proprio il sole dietro le nuvole, però quella lì è una nuvola carica di pioggia. Ciao. Però cosa facciamo? Diamo più un lavoro, laghetto, e di tornare io, Sì, qua si va incontro la pioggia, dobbiamo andare al contrario, mi è scappata la pioggia. Sì. Sì. 25,2 la media, Vi dico cosa ho fatto in 40 minuti, faccio 40 leggo i chilometri. Metri in 40 minuti, media 25,1.
Flavio. Ecco la media 7,25, 24 e 8. Un'oraccia però, eh. Brutto tempo. Oh, qua stanno lavorando a pulire e ripulire la spiaggia. Qui è stato tutto chiuso. Ecco un po' le gattine. Spiaggia. Beh, sono carine le ragazzine moderne. Che belline, eh? C'è una coppia anche di tutto bellino, bellina la coppia, bellina lei, lui non lo so, sembra di sì, il nostro amico. Ciao amico. Ciao, ciao. Peso il sole, tutto bronzato, tutto nero. Oh, che bello, ciao, che bello. Scusate, è bagnato ancora, era ieri. Io ho avuto fino a notte. Fatto la pipì, andiamo di saltare, hoppla, è vuoto, sente chiuso, quattro macchine, fare una salita ragazzi, non piove, un po' si è schiarito, facciamo una salita, non piove più. Che bello, ciao! Poca gente in giro oggi, è lunedì. Però se vengo a suonare dopo arriva la pioggia, che fo. Quindi non trovo mai un giorno per fare un concertino.
mangiano e adesso lo fanno a pausa, tanto 20 km li abbiamo fatti. Media 23,7. Comune non ancora pulito, da venerdì che è così, state qua. Sotto il profilo del senso civico andiamo a peggiorare, abbiamo migliorato fino adesso, con le nuove generazioni andiamo a peggiorare. Api, BMW. Un po' vecchio, Cosa è successo? Carabinieri? Non ci ho cercato qualcuno. E questi sono italianissimi. Hai provato a testare a condizioni questa salita, va? Con la bici da corsa, questo è il 53, 28, 39, 28 con il rapporto più acido. Succede. Sicuro mi devo alzare in piedi. Sì, mi si già lì. Qua siamo già 5,5, 6, 6,4, 7, 7,5. Percentuale, arrivo qui a pendenza, sto spingendo col 39, 28, 7,6, sto un po' messo in piedi, 7%, 14,
andavo così, ma al 14%. Bene, fra un po' lì mi alzo in piedi, cuore 123, sto andando meglio di come aspettarsi. Otto e mezzo. Adesso calo un attimo, qui è 9. Allora, io sono già su, stavo peggio, se può spingere, vai, mi sella i piedi, ritmo, hoppa, 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 hoppa. Ti salgono 133, scoppiato 10,7, 11%, fine, diamo in discesa corta, però bella. Ho visto la corsa molto meglio. Uh. 131, non è salito il cuore. Uh. 130, 20 km e 44 minuti e 8 secondi, media 22,2. Cuore 114. Anche 3,1, 2,4 la media, 20 km su 120 metri. Occhio! Ventidue e mezzo la media. Sto cuore a 100. Thank you.
Ciao Rocky! Ciao Rocky! Ciao Rocky! Ciao Rocky! Guarda il Breaky Rocky, un po' più nero. Con la secca. Pioggia, non piove più, dai, forse l'abbiamo scappata, eh. Andiamo, 44, vedo per mano, cosa c'è? Lavori qua. 30, adesso mi porto giù. Ecco, proprio qua la macchina. Grazie. E ancora l'acqua. Che fa il salto, però non lo vedete, no, ha deciso di non farlo. Io devo decidere andare piano, qui abbiamo un po' le ruote qua. Adesso lo asciughiamo. Già asciutte. Ok. Qui ha piovuto però, Starà registrando poi il video. Sì, l'ho fatto. Il video l'ho fatto, vabbè. Sono sommersi con la pioggia, qua zero. Media sempre 22,5. Cacchio, asfalto nuovo già sgretolato qua. E dove c'erano giù le buche, le ha lasciate giù, le ha messe sopra il catrame e adesso si sgretola ancora. Qua addirittura qualche pacca era aggraffiato. Era come un biliardo, eh. Cos'è passato? Guarda qua, crepe. Questo era messo giù da cani uno o due anni di fatto. Qui in bassa valle un po' il cielo un po' migliore.
Le capitali 20 cinesi hanno venduto, sono spariti tutti, eh? Zhenzhen, Chuchan, De Novo, Kekele, Sanin, tutto sparito. 7 titoli nazionali, una finale di Europa League, una finale di Champions League. Meglio di niente, vai. Abbiamo già ascoltato. Il sottopasso si è già che pieno d'acqua. Non si ferma neanche, oh. In Svizzera si ferma a 100 metri. Quando ancora 100 metri che tu devi arrivare alla rotonda, eh. Inizia già a rincare loro 100 metri prima. Qui studiano se riescono a tagliarti la strada. Oh, questa volta magari non mi chiudono più le spalle. Faccia. Forza, forza! Guarda là che stile! Che stile! Ciao! Però qua è veramente troppo brutta. Ghiaiosa, pacchetto di sigarette, eccole qua le gocce d'acqua, come vai, porco cane, adesso mi inquadro giù là, porca Eva. Adesso mi inquadro giù là, eh. Dopo qui ci abbiamo questo qua, oh, ma sì, dai, andiamo allo stesso. Allora lì piccione sotto la super, ma sì, non volevo prenderlo con la bici da corsa, vabbè, prendiamolo lo stesso, va. Che dopo lì è un casotto. Bassavalle è molto meglio, eh. Con il rischio di andare in Bassavalle senza pioggia, tornare indietro, beccare la quazzone folle. Ah, vieni qua. Povera bici da corsa. Ecco cane, beh, dai lì, non ce n'è più dopo, dai. Ah, buono. Finite le radici, adesso lì ancora un quadriano, eh. In su è buono, dai, 4.690, la bici a corsa è come farne 15 mountain bike. Cosa? No, io sono il cugino della Lara. Sono il cugino della Lara e dell'Achille, a Rilani. Ah! Sono suo cugino. Ho rotto sto bloco qua. Io dal dietro. Ti ho riconosciuto! Io dal. Ti riconosci? Ma mi sa di sì, te sì, l'ho già vista. C'è tutto l'impertello per anche sopra. Sì. Ma ti ho scambiato ancora un altro. E io dal dietro pensavo che eri la Marisa. La conosci, dal dietro. Ma dove sono chiesta? Beh, meglio che gli chiedo. Dal dietro. Stando di persona. Niente, ciao, buona pedalata. Cavoli, sei fili però. Sei fili. Anche lì con le radici, la bici da corsa lì, con quelle radiciacce lì. Ma ha fatto bello anche la ciclabile rossa, ma non la puliscono mai, è sempre piena di sabbia.
cavoli, mi ha recuperato con la city bike. 1 ora 7, 25 km, 180. Ma qui non piove, però dicevo lì adesso, caspita, se torno indietro rischio di beccarmi l'acquazzone. Adesso però torniamo indietro. Vedranno i gatti. Ah no, ma c'ho. Ho legato là col cordino per far vedere i dati col GPS. Sì, qua arrivano gocce, via, si torna indietro adesso. Se no veramente qua adesso la bassa valle è buona. Il resto arriva l'acqua, adesso già gocce ce le abbiamo qua. Poi indietro sul controvento, andiamo sotto lì le stradine della vicino che affiancano la super. Guarda qua, oh, ma che schifo, pessima idea avere con le bici da corsa, perché io non entro qua, le tame, ma porco giuda, cioè distrutta. Ma posso andare lì adesso, io prendo ancora e torno sulla provinciale, ragazzi. Tutta insozzata. Non più piove, no, no, adesso lì stradettina, passiamo su e torniamo verso il Colichese, anche perché giù, no, no, adesso arrivo sicuro. Siamo riusciti a fare 26 km meno 30 su strade asciutte, ma fra un po' ci tocca farli su strade bagnate per recuperare anche i chilometri non fatti ieri e approfittare della forma fisica. Andava a pedalato stamattina, però purtroppo non si può, non potevo. Vabbè, qui la prima la vado in su io qua adesso, sto lì a fare piantero e poi là con quella nuvolaccia sopra la Vallesina. Andiamo di qua, vediamo che strade prendere, oggi tutto casaccio, qua abbiamo vento che spinge in su. La media è scesa a 22,2. E in giù, è cupo, però il nuvolone adesso arriva qua, là sembra più leggero. Trattore. Che bravo, si sposta in là. Andiamo di qua, va. Ma sì, andiamo su dritti. Andiamo di lì, dai. Andiamo su dritti.
Ecco, qui ad esempio di pioggia non ce n'è, di gocce non ne sento. Valle San Carlo delle Side Clam. Questa è decisiva. Decisiva. Ok, ore 13, 27 km, 80 metri. Chiudiamo il giro, adesso siamo già preparati per chiudere il giro, qua c'è ancora il sole e vi ha trovato uno squarcio. Comunque sto facendo abbastanza fondo per riuscire anche a fare il giro del lago. Passo meglio, un po' di salite che adesso iniziano, dopo farà caldo fare le salite. Questo di solito è il periodo delle salite, farò salite. Gente, lutto nel carcio, numero uno di club eccellente. Questi qua sono tutti fake news. Un quarto, 27.630 metri. Andiamo da Sant'Agata. Ah sì, dai, sulì non lo voglio passare, ma che lì non c'è pioggia. Ciao. Lì non c'è pioggia. Guarda la vacca rena, che bella. Porca vacca, si è liberata la vacca rena. Andiamo a Sant'Agata e facciamo sosta, primo video di giornata è andato. Poi lo sistemo il veicolo e parto. Devo partire per le 7, non sono 3 ore per sistemarlo. Andare a vedere i tornei di tennis in un veicolo del genere come il mio è l'ideale, dato che spende 60.000 per un coso, un Peugeot e tutto. Fa lo Spluga, fare il bollino in Svizzera. Vediamo, che domani è bello a Stoccarda.
Era bello anche oggi, però non c'è un quarto partito, non c'erano gli italiani. Si vede un po' l'Order of Play e tutto. Agata? No, è Santiago. Sì, arriva la pioggia. Ci siamo dentro, ormai, guardate là. Avete visto? Noi passiamo i 30 km. Vi dico quando sono 30, quanto ci ho impiegato. Arriva qua, arriva. Adesso troverà abbastanza veloce per cercare di evitare la pazzia. Siamo di qua. Facciamo anche più corta, la ferrovia. Niente, qui l'hanno fatta, l'hanno abbandonata. Siamo, arriva l'acqua. Quindi adesso dritto a Baita, dritto verso Baita, arriva la pioggia, eccola qua, c'è, se riuscite a fare 30 km all'asciutto oggi, c'è. Prima che si bagnino le strade dobbiamo tirare un po' adesso, Piove e adesso sta piovendo, è arrivata. Eccola qua. Ci abbiamo sopra, il sole è ancora sotto le nuvole, si vede dov'è. Vento, viene ferme, ultimi 2 chilometri. Ok raga, ciao amici, ciao amiche, siamo qua al video fra un po', ultimo chilometro e 400 metri.
tutti che vai si raduno. Arriva l'acqua, arriva l'acqua. Ok, 30 km, 570 metri, 1 ora 23. Dai, da Continental. Chiudiamo qui. Un saluto e dalla prossima.